Ben trovati a questa nuova edizione di Senior News. Vediamo i titoli di oggi. Tolta la pensione di invalidità per chi lavora per Senior Italia Federanziani: decisione allarmante. Nuovo codice della strada stretta su cellulari e tablet alla guida e sui parcheggi selvaggi. Malattie respiratorie: come convivere con la BPCO. A Roma: taxi a metà prezzo per tutti gli over 65 e i disabili. A seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'Inps ha evidenziato che tutti gli invalidi civili che hanno un'attività lavorativa, anche piccola o simbolica, si vedranno sospendere l'assegno di invalidità di 287 euro. L'assegno mensile di assistenza dunque potrà essere liquidato solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario. Grande allarme espresso da Senior Italia Federanziani che lancia un appello al governo affinché trovi una soluzione. Al problema, sentiamo. Siamo molto allarmati da questa notizia perché significa che da questo momento moltissime persone con invalidità civile si troveranno a dover scegliere tra un modesto assegno di 287 euro che eh, tuttavia per molte persone può fare la differenza e dall'altro lato il loro lavoro, la loro attività che significa restare integrati nella comunità e quindi in sostanza autonomia e dignità. Chiediamo quindi al governo che si attivi immediatamente per trovare una soluzione a questo problema. È in vigore da ieri il nuovo codice della strada, ma vediamo le principali regole che cambiano. La multa per chi usa il telefonino alla guida viene estesa anche a tablet, PC e portatili. Da gennaio del 2022 le persone con disabilità potranno parcheggiare gratis sulle strisce blu se i posti a loro riservati saranno esauriti. Raddoppiano le multe per chi butta in strada oggetti e rifiuti, multe salate per chi occupa illegittimamente i parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza, solo chi ha compiuto 14 anni può guidare un monopattino elettrico con obbligo di casco che però dopo i 18 anni non è più obbligatorio. Prevista inoltre una velocità limitata di 20 km orari nelle strade urbane e di 6 km orari nelle zone pedonali. Il divieto di sosta sui marciapiedi e l'obbligo di frecce e stop. Nuovi obblighi per le strisce pedonali, gli automobilisti dovranno dare la precedenza anche ai pedoni in procinto di attraversare. Le nuove norme introducono il divieto di qualsiasi Forma di pubblicità ritenuta sessista, violenta o discriminatoria. Maggiore trasparenza, infine, per quanto riguarda i proventi delle multe. Gli enti locali dovranno rendere pubblica la destinazione degli incassi. La BPCO è una patologia polmonare progressiva che colpisce soprattutto le persone che hanno una storia di fumo del sigaretta. È una malattia cronica ma prevenibile e trattabile che si caratterizza per una persistente ostruzione delle vie aeree che può rendere difficoltosa la respirazione. Sentiamo. È possibile convivere con il BPCO proprio perché è una patologia che si può rallentare molto eh, nell'evoluzione e quindi questo permette una sopravvivenza senz'altro molto più mh, mh, prolungata. El, la convivenza, eh, peraltro, con i farmaci che abbiamo a disposizione eh, è anche eh, sen senz'altro agevolata e per cui siamo in condizioni in, in grado di poter ridurre la, la sensazione di dispnea, di poter ridurre i sintomi come la tosse e la spettorazione, ridurre come abbiamo detto le riacutizzazioni della malattia, che sono poi il momento più pericoloso di questa, di questa patologia, cioè quando i sintomi diventano acuti e il paziente spesso è costretto a ricorrere all'ospedalizzazione. Quindi, questa è una situazione abbastanza eh, pericolosa diciamo, per questi pazienti. A Roma tutti gli over 65 e i disabili residenti in città hanno diritto a uno sconto del 50% sul costo della singola corsa di taxi o noleggio con conducente fino a un massimo di 20 euro per uno sconto mensile totale fino a 400 euro. Per usufruire del servizio e conoscere tutte le modalità dell'iniziativa approvata da Roma Capitale bisogna effettuare la registrazione sul sito buonviaggioroma.romamobilità.it. Senior News Termina qui. Prima di salutarvi, vi ricordiamo Pronto Senior Salute, il servizio di Senior Italia Federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico. Chiamando il numero 06 6227 4404, ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani.